Continua con tenacia l'impegno del comitato pro Sicignano Lago Negro che ieri ha incontrato nella sede della regione Basilicata l'assessore ai trasporti Aldo Berlinguer e l'ingegnere Donato Arcieri. Una visita in regione più che positiva, questo è il commento sia del comitato che dei rappresentanti della regione. Il resoconto dell'incontro è tracciato dallo stesso comitato in una nota stampa. L'assessore, si legge, ha convenuto con le proposte fattive presentate dal comitato, abbracciando il discorso di ottimizzazione dei costi di gestione di treni e autobus sostitutivi. Il faccia a faccia infatti ha fatto emergere il costo di una fermata non indifferente, per cui è necessario eliminare quelle soste dove sull'autobus o sul treno salgono due o tre passeggeri. Ciò sarebbe poco sostenibile e soprattutto non giova alla sospirata velocizzazione dei tempi auspicata da tutti gli attori in causa. Nel nuovo orario, hanno garantito davanti al comitato i membri della regione Basilicata, si cercherà di ripristinare le fermate dei treni e di aggiungerne altre, anche degli autobus sostitutivi a Buccino, in sintonia con la proposta del comitato che darebbe agevolazioni alle aree del Vallo di Diano, della Val d'Agri, della Valle del Melandro e Lago Negrese. Dal Vallo, ha fatto notare il comitato pro Sicignano Lago Negro nel corso dell'incontro, non si può pretendere che i treni siano pagati dalla Basilicata in toto, per cui è legittima la decisione di ottimizzare. La stessa fermata a Buccino è un autentico favore che viene fatto alla Campania. Ma in ogni caso, come scritto nella proposta operativa presentata alla conferenza dei sindaci per portare un contributo alla discussione col TPL, è Buccino il punto cardine di congiunzione tra Campania e Basilicata. Passando invece alla necessità del ripristino della tratta ferrata, Berlinguer, si legge nella nota stampa del comitato, ha ammesso che i tentativi di dialogo con Vetrella sono stati sempre difficoltosi per quanto concerne la Sicignano Lago Negro. Da settembre però ha assicurato il suo impegno al confronto serrato con la Campania, sia sulla questione autobus sostitutivi che sulla questione ferrovia. In questa organizzazione di tavolo tecnico è auspicata la presenza anche del presidente Gianni Pittella, in qualità di esponente delle istituzioni europee, in quanto i fondi comunitari sono parte portante dei finanziamenti che possono arrivare per sbloccare la situazione. Mantenere alto il confronto e mantenere alta l'attenzione sulla ferrovia valdianese saranno gli obiettivi del comitato, si legge ancora nella nota stampa, nella speranza di un impegno fattivo di Marcello Pittella e Vincenzo De Luca.